Colpo grosso San Benedettese a Riviera delle Palme. Il notaresco è battuto per 2-1. Decisive le marcature di Falle e Ferri Marini. A nulla vale il bel gol di Esposito che aveva realizzato il parziale pareggio. Decisiva anche nella ripresa la pronta risposta di Knoflak, abile a stoppare Maio dagli 11 metri. Pronti via, dal decimo ci prova la Samb. Bello il cross dalla destra di Alboni, pregevole lo stacco di Falme e attentissimo Shiba nello smorzare in corner. Al secondo tentativo, però, il numero 9 di casa non sbaglia. Sempre un servizio dalla destra. Solita frustata di testa, ma stavolta Shiba non può nulla. 1-0 a Riviera delle Palme. Gli uomini di Epifani, un po' scossi, provano a reagire appena dopo con Maio, che ben servito da Diarra, testa i riflessi di Knoflak. Poco dopo ci prova Bellardinali dalla sinistra. Il suo tiro cross è smanacciato in corner dall'estremo locale. Il gol è però nell'aria ed arriva al 34esimo con il fantasista Esposito, autore di una delle sue magie, saltato il dirimpettaio con un dribbling ubriacante e palla depositata in rete a tu per tu col portiere. Niente male. In una partita equilibratissima, fioccano le occasioni da una parte e dall'altra. Si mette in proprio Fall, palla alta di un soffio. A rientro dagli spogliatoi, si fa subito rivedere il notaresco. Spunto di Esposito che dalla tre quarti serve Maio, in posizione un po' defilata, conclusione debole centrale. Al decimo, episodio che potrebbe improvvisamente ribaltare il match. Maio è scaltro e da ghiotta posizione conquista un penalty prezioso. Dal dischetto però, lo stesso Maio si lascia ipnotizzare da uno strepitoso Knoflak. Il pareggio resta così invariato. La gara scorre via senza molti sussulti, ma gli ospiti si lasciano preferire sul piano delle occasioni da rete. Sguscia via il solito Esposito sulla sinistra, servizio al centro per Diarra che incrocia la sotara sfiorando il palo. Alla prima opportunità della ripresa però, al 40esimo, la Samb ritorna in vantaggio. Cross teso e preciso dalla fascia mancina, si libera dalla marcatura Ferri Marini che appena entrato batte Shiba per il 2-1 marchigiano. È l'acuto vincente che decide la partita. Nel finale infatti non succede più nulla e dopo 4 minuti di recupero il direttore di gara pone fine alla contesa. Sorridono i padroni di casa. Per il notaresco invece è il terzo stop consecutivo, oggi ancor più amaro per la mole di gioco prodotta in campo. Sì, una bella partita. Secondo me noi abbiamo fatto una grande gara perché ci siamo arrivati anche in condizioni non ideali, perché abbiamo dovuto cambiare modulo ieri perché avevamo delle defezioni importanti. La squadra ha giocato bene, ha fatto quello che doveva fare, però c'è grandissimo rammarico, in questo momento c'è grande rammarico perché veniamo da partite dove è incredibile quello che ci sta accadendo. Anche oggi credo che la squadra meritava molto di più di quello che è successo. Pintiamo il secondo tempo, sbagliamo il rigore, sbagliamo un'altra situazione, sbagliamo il gol di Arrà e pigliamo un gol stupido perché non dovevamo prenderlo a 5 minuti alla fine, un gol del genere. E c'è grande rammarico, dispiace perché meritavamo sicuramente di più oggi. Sì, assolutamente, sono d'accordo col mister, purtroppo sono partite che si stanno girando un po' male. Abbiamo fatto due partite in casa dove meritiamo di vincere con tanta azione a gol, ma ne abbiamo sfruttate, abbiamo perso le partite. Oggi diciamo lo stesso, potevamo avere l'occasione di vincere con rigore, se andavamo in rigore magari era un'altra partita. Purtroppo il calcio è questo, ma la prima attenzione, poi abbiamo preso gol, è un peccato. C'è un giocatore che non ci doveva dimostrare oggi il suo valore, speravamo che non lo dimostrasse, l'ha dimostrato anche oggi quello che può fare in questa categoria. Siamo stati bravi, eravamo partiti bene, poi il gol ci ha un attimino tagliato le gambe, il secondo tempo si è fatta sentire un pochetto la stanchezza del mercoledì, il primo caldo, oggi c'era anche questo primo caldo, però non ci siamo scomposti, siamo stati fortunati oggi sul rigore, è stato bravissimo Tobias e poi sono contento per Daniele Ferri Marini che fino adesso ha sofferto fuori, ha avuto poco spazio, però i grandi giocatori, come diceva sempre lui, basta una palla mista, oggi ha avuto la palla, l'ha buttata dentro.